Hai presente quella scena clou dei film romantici, dove il ragazzo guarda la ragazza dritta negli occhi? C'è quel mix di nostalgia, amore, tensione, leggerezza. E poi qualcuno dice... Stop! Si rifà! Ricominciare da zero è sempre faticoso e soprattutto fa sempre un sacco paura. D'altronde significa tuffarsi in un mondo inesplorato, del tutto sconosciuto. Ma se ti dicessi che di fatto ricominciamo ogni singolo giorno, senza accorgercene, appena apriamo gli occhi la mattina. Ogni volta che chiudiamo gli occhi la sera è come se premessimo un pulsante reset. E ogni volta che li riapriamo la mattina possiamo indirizzare la giornata dove vogliamo. È come se ripartissimo da zero, come se la nostra vita fosse una lavagna completamente, una tela completamente bianca che possiamo colorare come ci pare, a prescindere da come l'abbiamo colorata ieri. Quello che sto cercando di dirti è che di fatto ricominci da zero ogni singolo giorno. Non c'è altro modo. Sei stato fatto per riuscirci, sei geneticamente equipaggiato per poterlo fare. Ed è una buona cosa. Ti immagini cosa succederebbe se ogni mattina ci svegliassimo nello stesso identico giorno? Saremmo per sempre bloccati nel passato. Sarebbe impossibile andare ovunque. Quindi, se ti trovi nella tua vita a ricominciare da zero, anche se non è stata una tua scelta, o se invece vorresti ripartire da zero in qualche area della tua vita e non riesci a trovare il coraggio di farlo, sappi che hai già tutto quello che ti serve per farcela dalla nascita. E se la paura ti sta paralizzando, ci sono due cose che puoi fare fin da subito. Primo, affronta la paura per le corna. Hai paura di viaggiare da solo? Prenota il tuo biglietto. Hai paura di dare le dimissioni? Comincia già a cercare un nuovo lavoro. Non aspettare. Affrontare la paura a priori ti aiuterà a trovare un sacco di soluzioni a cui prima non potevi nemmeno immaginare, perché eri così paralizzato dall'idea di quello che sarebbe potuto accadere. L'altro giorno una mia carissima amica mi chiama entusiasta. È da tempo bloccata in un lavoro che non la soddisfa, ma era troppo impaurita all'idea di dare le dimissioni perché non aveva idea se avrebbe trovato qualcos'altro. E l'altro giorno mi chiama entusiasta dicendo che le hanno comunicato che forse dovranno lasciarla a casa a causa ovviamente di problemi aziendali. E io le chiedo: ok, e quindi come mai sei così entusiasta? E lei mi risponde: perché non avrei mai pensato che la paura di poter rimanere seriamente senza lavoro mi avrebbe reso così creativa. Ho già pensato a due fantastiche alternative che possono rappresentare una vera svolta per me. La seconda cosa che puoi fare è quella di cominciare da zero, ma solo per oggi. Non si tratta soltanto di definire piccoli step della nuova rivoluzione della tua vita, ma si tratta proprio di definire quali piccoli step farai solo per oggi. È un approccio semplicissimo, ma che può fare una differenza così grande. Ti stai trasferendo in una nuova città, ad esempio. Ok, non farti prendere dal panico con tutte le cose che devi fare da qui ai prossimi 6 mesi. Parti da quello che puoi fare solo per oggi. Avendo cambiato praticamente 3 continenti negli ultimi 3 anni e mezzo, posso assicurarti che questo semplice approccio mi ha consentito di mantenermi molto più tranquilla e radicata. Direi quasi sempre. Ma è arrivata la parte più bella di ogni Ceci Weekly, la tua. Condividi nei commenti qui sotto dove vorresti ripartire da zero nella tua vita, o dove stai ripartendo da zero tuo malgrado, e quale può essere il prossimo step che solo per oggi puoi intraprendere per riuscire ad abbracciare questa nuova rivoluzione nella tua vita. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce!